cosa che mi sta interessando in questo momento in Medio Oriente. Il Medio Oriente per me è una, in generale è una cosa in cui da dire solo basta non alla guerra, ma insomma fare il tifo per qualcuno è estremamente difficile, detta in questa maniera, cioè non c'è, è difficile distinguere l'aggredito dall'aggressore, anche se ci sono, ma insomma è una situazione in cui c'è poca gente a difendere. Però l'esperienza, per esempio, dei curdi, i curdi siriani, è interessante per molti versi. Secondo me, per esempio, stanno portando fuori delle proposte di democrazia reale, democrazia concreta, che in una prospettiva potrebbero essere anche interessanti. Secondo me è molto interessante anche il cambiamento che ha fatto il PKK, cioè il movimento Öcalan, i curdi turchi, che hanno scelto di non fare più una nazione curda, ma di basare, diciamo, la gestione del potere sulle comunità. Io credo, ecco, questa per esempio è una domanda che faccio, che prospettive ci vedi in questa, non tanto le prospettive concrete, che credo saranno minime e credo saranno schiacciate purtroppo oggi, ma di prospettive culturali in questo senso, e politiche anche, politiche nel senso anche per noi europei. Certo, è un'esperienza, io non la conosco, ho letto semplicemente, non sono un'esperta, è uno dei riferimenti possibili. Dobbiamo prendere le saggezze e le buone esperienze là dove sono. Peraltro anche in Venezuela hanno provato appunto a fare le comuni autogestite, ovviamente in tutt'altra situazione. E quindi sì, è difficile sempre, diciamo, prendere un caso e trasportarlo a casa propria, no? Ognuno dovrebbe costruire un po', in autonomia, accogliendo il meglio dagli altri. E quindi in questo senso, certo, è un esempio interessante, però come al solito, come facciamo a trasferirlo qua? Una volta che lo conosciamo, diciamo, è bello, interessante, funziona bene, può funzionare in un ambiente così difficile. Non lo so, io non ho una risposta, non ce l'ho. Ecco Marinella, in questi ultimi anni tu hai fatto un grossissimo lavoro di controinformazione sulle guerre più recenti, in particolare a iniziare dalla Libia e poi anche quella della Siria. Ci potresti dire qualche cosa sulla tua esperienza, che credo sia stata piuttosto anche dura e anche dolorosa, da quello che ho visto leggendo i tuoi articoli? Sì, beh, decisamente, ecco, vedere che la disinformazione aiuta le guerre è qualcosa di davvero doloroso. E anche sapere che poi tu puoi contrastare le menzogne mediatiche, ma come si dice, no? Le bugie fanno il giro del mondo mentre la verità ancora si sta mettendo le scarpe, è certo qualcosa di faticoso, però lo stesso. Penso che valga la pena andare avanti e tutti insieme dovremmo utilizzare di più, cosa che forse non si è fatta abbastanza, i nuovi media, no? I social network, internet, perché purtroppo sono mezzi che avremmo a disposizione, ma mi sembra che negli ultimi anni siano stati usati anche questi come armi di distrazione di massa. C'è stata molta, appunto, molta pattumiera che è circolata, quindi molta disinformazione, e il paradosso è che poi le persone che magari non credono ai media ufficiali tendono a credere a internet. E questo che cosa ha prodotto come risultato? L'immobilismo assoluto. Da partire dalla Libia, quanto più appunto le persone sono state si sono informate attraverso i social network, tanto più è calata la partecipazione, perché diciamo che la disinformazione ha dilagato e
mi sembra davvero incredibile, perché abbiamo un'esperienza storica di menzogne che hanno fondato delle guerre. Pensiamo alle incubatrici al tempo della prima guerra del Golfo, pensiamo alle armi di distruzione di massa che non esistevano, e Blair si scusa mentre dovrebbe ben altro, bisognerebbe fargli, eppure ogni volta ci si ricasca in modo davvero pesante. Quindi ecco, dobbiamo andare avanti e cercare di fare di più sinergia e cercare di resistere, forse anche in modo innovativo. Bisognerebbe avere magari un gruppo di ascolto, un gruppo di lettura dei media e riuscire a rispondere nei commenti. Ci sono delle persone che sono pagate, purtroppo persone sull'altro lato, che sono pagate per mettere i commenti su internet, i commenti agli articoli, i commenti. Noi dovremmo gratuitamente riuscire a reagire. È molto difficile, però questo è fare il più possibile sinergia in questo senso.